è l'impianto, tutto l'impianto. Guardate, qui c'è la costa che va da Montenero di Bisaccia, oltre il fiume Trigno, fino a Campomarino, Madonna Grande. Al centro queste pale da 150 metri e il mozzo, poi c'è la turbina e poi ci sono le pale. Saranno 265 metri di altezza totale, che diciamo occuperanno questo spazio che sarà interdetto al traffico di ogni genere, anche perché essendo galleggianti al di sotto diciamo, della base, della base ci saranno appunto cavi che andranno ad ancorare le pale e cavi che si ricondurranno poi alle stazioni elettriche di trasformazione 1 e 2. Da qui, da metà, guardate, diciamo molto visibile tra l'altro dalle isole Tremiti, con un impatto enorme su quello che è diciamo, la visuale dalle isole Tremiti. Partirà questo importante cavidotto marino appoggiato sul fondo del mare, quindi non è un cavidotto interrato, ma è un cavidotto appoggiato sul fondo del mare. Un cavidotto sul quale verrà posizionata diciamo, un materassino, ecco, io lo definisco così per essere più chiari, se riesco trovo l'immagine del cavo, e che arriverà poi questo cavo, arriverà all'incirca a Rio Vivo Marinelle, praticamente tra le case, ecco, il cavo è questo è il cavo che verrà appoggiato sul fondo del mare, quindi appoggiato sul fondo del mare sia a 100 metri sia a 2 metri, e con questo materassino appoggiato sopra per protezione. Dicevo, l'elettrodotto arriverà poi sulla costa all'incirca nella zona di Marinelle, Rio Vivo Marinelle, e incontrerà l'elettrodotto terrestre in una vasca, in una grande vasca aggiunti che sarà posizionata davanti alle case della zona di confine, diciamo così, tra Rio Vivo e Marinelle, una grande vasca aggiunti in cemento armato e anche visibile, perché nel progetto c'è scritto che sarà più alta del livello del mare di 1 metro, che chiaramente impedirà lo sviluppo di quell'area, un'area nella quale ci sono accordi di programma, ci sono cittadini che stanno cercando anche di mettere in campo delle belle iniziative per la rivalutazione di quell'area lì. E da lì appunto partirà questo elettrodotto per arrivare al nucleo industriale e diciamo portare quindi l'energia al nucleo industriale, laddove verrà questa energia conglobata. Io cerco di esprimermi in termini semplici, in due grandi centrali idroelettriche, anche se poi in verità nel progetto una parte dicono che ce n'è una di centrale, nell'altra parte dicono che ce ne sono due. Centrale, chiedo scusa, ad idrogeno, non idroelettriche, centrali ad idrogeno, che avranno quella capacità anche di assorbire l'acqua del nostro fiume Biferno, con buona pace anche dell'agricoltura di Campomarino, Portocannone e di tutta quella bellissima zona dove ci sono le aziende più importanti. Mi viene da pensare alle vitivinicole e anche altre aziende che producono frutta e producono tutto quello che è necessario appunto per l'approvvigionamento alimentare. È chiaro quindi che questo progetto, realizzato in una piccola regione dove non parla nessuno della politica regionale, della politica dei paesi costieri, avrà un solo effetto, quello di far fare economia a chi lo realizza. E certamente non al popolo molisano, che non ha bisogno di questo progetto, che non avrà in cambio nulla, non avrà in cambio nulla, e vedremo soltanto sparire le nostre imprese di pesca, della piccola pesca, della pesca a strascico, come vedremo anche sparire, o meglio, in grande difficoltà, quelle che sono le aziende agricole del territorio. Ribadisco, a vantaggio di chi? Questo è il punto interrogativo che lascio a tutti quanti.